Bentornati sul mio canale, scusate i capelli, forse è anche l'ora di tagliarli, in caso ditemelo qui nei commenti se la pensate così. Faccio questo video per aggiornarvi su il mio percorso universitario, cioè la laurea che ho intrapreso ormai a ottobre 2019 inerente a biologia della salute, nello specifico alla nutrizione. Faccio questo video per aggiornarvi appunto sul percorso, visto che, se vi ricordate, all'inizio dell'anno vi avevo detto un po' gli obiettivi di quest'anno, tra cui questa laurea, e lo faccio anche perché tra di voi penso ci sia qualcuno che non sa minimamente di cosa sto parlando, perché magari si è aggiunto da poco al canale. Lo faccio anche perché semplicemente ho voglia di parlarvene e così tengo traccia di quello che faccio nella mia vita con questo canale. Se ve lo ricordate, ho iniziato questa laurea dopo aver terminato la magistrale in scienze e tecniche dell'attività motoria preventiva adattata, cioè LM67. In realtà quella l'avevo finita nel 2017, quindi questa qui l'ho iniziata 2 anni dopo, perciò ho ripreso gli studi universitari al tempo perché volevo formarmi in ambito di nutrizione e poi col tempo volevo anche essere abilitato, una volta imparato a farlo, nello stilare diete, cioè a livello legale. Quindi dopo questa magistrale che sto facendo adesso farò un esame di stato da biologo per poi poter essere biologo nutrizionista. Quindi questo è il mega iper riassunto del perché ho intrapreso questo percorso di studi che mi sta massacrando veramente in questo ultimo periodo, e ora andiamo a vedere perché. Se vi ricordate, all'inizio di quest'anno mi mancavano 3 esami, quindi praticamente il percorso era già quasi concluso a livello di esami effettivi. Oltre a questo però mi mancava anche il tirocinio e, come vi avevo anche detto, e se mi seguite su Instagram lo dovreste sapere molto bene, se non mi seguite fatelo, questo tirocinio è previsto proprio da curriculum e deve durare 800 ore, in pratica un semestre intero. Ora capite bene che quindi questo tirocinio è un quarto della laurea in totale. Io contavo di fare gli esami e finirli, anzi di averli già finiti a quest'ora, di finirli ancora in primavera. Purtroppo non è andata così. Perché? Perché è subentrato esattamente il tirocinio, nello specifico a febbraio. Qui errore mio perché avrei dovuto iniziarlo dopo, però il punto è che con questo tirocinio, che mi sta portando via veramente tantissimo tempo e soprattutto energie per lo studio, non sono riuscito a portare di pari passo i piani con i miei obiettivi. Di questi famosi 3 esami di cui avevo già accennato, sono riuscito a portarne a casa solamente uno, cioè biodiversità umana, nutrizione e salute, se non ricordo male la dicitura. Comunque vi lascerò qui un po' di info su questo corso, che devo dire mi è piaciuto moltissimo, perché praticamente andava a collegare un po' l'ancestralità dell'essere umano con diverse patologie che ad esempio esistono al giorno d'oggi, come ad esempio la celiachia, come ad esempio intolleranza al lattosio. Fun fact per chi non lo sapesse: l'intolleranza al lattosio in realtà non è la condizione, diciamo, di deviazione dalla norma, ma invece di avere la persistenza della lattasi in età adulta è una deviazione dalla norma. Non so se lo sapevate. Quindi a questo punto mi mancano 2 esami. C'è da dire che uno in realtà l'ho già dato 2 volte quest'anno e in realtà l'ho superato tutte e 2 le volte con 26. Il problema è che ho bisogno di un voto più alto per la mia media, cioè per quello che vorrei ottenere alla fine. Quindi l'ho rifiutato tutte e 2 le volte e ora mi trovo a dover ridare un esame che tra l'altro non mi piace particolarmente, ma non importa, questi sono dettagli. Quello ho deciso che lo lascio proprio alla fine. Ora, anche qui, speravo di farlo adesso a luglio, invece mi sa che mi ci ritroverò a settembre, non lo so, perché appunto c'è il problema tirocinio. L'altro esame invece che manca, che è chimica degli alimenti, anche qui mi avevate già visto studiare questa materia, non era andato, questo proprio non era andato, però è anche cambiata la professoressa nel frattempo, quindi io potevo scegliere se rifrequentare il corso oppure se fare l'esame sul vecchio programma, che tra l'altro avevo già studiato, però ho deciso semplicemente di rifrequentare il corso. Ovviamente non l'ho frequentato perché avevo il tirocinio, quindi ho ascoltato le lezioni che per fortuna la professoressa, santa donna, ha registrato. Questo perché, ragazzi, se un argomento non riesco a capirlo bene, io preferisco piuttosto rifarlo di nuovo e capire veramente quello che devo sapere. Cioè non mi interessa sapere a memoria le cose, quello che mi interessa è capire le cose, e è una cosa che vorrei capiste anche voi, vi vorrei spronare nel farlo, perché è quello che vi fa fare il salto di qualità
in qualsiasi settore. Veniamo alla questione tirocinio invece, visto che ve l'ho già tirato in ballo un sacco di volte ma non vi ho detto niente di più. Come vi dicevo, è composto da 800 ore. Ora il problema è che nonostante io l'abbia iniziato a febbraio non sono stato costante nel farlo. Perché? Perché c'è stato il problema Covid, cioè siamo passati a zona rossa, poi zona gialla. Insomma, ci sono stati dei periodi in cui non sono proprio potuto andare fisicamente in laboratorio, perché, ecco, non ve l'ho detto, il mio tirocinio lo sto facendo in un laboratorio di analisi, nello specifico laboratorio di analisi di sostanze stupefacenti e doping. Sì, perché voglio cogliere l'occasione di questo tirocinio per combattere il doping. Il problema è che non sono nemmeno alla metà delle ore di questo tirocinio e devo farlo, si spera, finirlo quest'anno, magari prima delle sessioni di laurea. Certo, devo anche fare i due esami che mi mancano ovviamente, però questo è un altro discorso. Comunque le sessioni sono a ottobre, dicembre. Ottobre direi che la saltiamo a pie pari, dicembre non lo so ragazzi, incrociamo le dita, in caso incrociatele anche voi per me. Quindi tutto questo in pratica è il riassunto di quello che mi sta capitando, che mi è successo quest'anno in termini di laurea che sto conseguendo. Questo anche per farvi capire perché effettivamente sono così impegnato da qualche mese a questa parte, perché magari ad esempio molti di voi mi hanno fatto delle richieste per ciò che riguarda il coaching online. Purtroppo in questo momento non sto accettando molte delle richieste che mi vengono fatte, in pratica tutte, perché non ho posto e non ho effettivamente del tempo per poter seguire altre persone oltre a quelle che sto già seguendo. Appena terminerò questo tirocinio riuscirò ad ampliare lo spazio anche per gli altri. Ah, visto che ci siamo, vi dico anche la novità, c'è la mia nuova collab con Prozis. Se vi interessa, adesso ho un codice sconto con loro, lo trovate qui in descrizione, comunque è molto facile, è Riccardo. Quindi se avete bisogno di integratori e volete aiutarmi a far crescere questo canale, comunque volete supportarmi, potete fare un acquisto tramite appunto quel codice. Detto questo, ditemi come sempre cosa ne pensate di tutto quello che vi ho detto. Ditemi anche tranquillamente se non vi interessano queste cose, non è un problema. Come sapete io di solito vi lascio la libertà di parola, se siete educati mi raccomando. Io comunque porterò lo stesso questo tipo di video perché, come vi ho detto anche all'inizio, lo faccio anche per, diciamo, avere una sorta di diario, perché mi sono reso conto un mesetto fa circa in realtà che mi è proprio piaciuto andare a riguardare dei miei video di 2-3 anni fa e vedere effettivamente com'ero, cosa facevo e via dicendo. Devo dire che mi ha fatto molto piacere questa cosa. Io direi che possiamo anche chiudere qui questo video. Non vi ho chiesto, ma adesso ve lo chiedo, di lasciare un like se vi è piaciuto. Iscrivetevi se non siete già iscritti e noi ci vediamo qui alla prossima.